C'è da dire che sicuramente la sopravvivenza dei pazienti è migliorata, quindi per quanto riguarda molti tipi di tumore si è arrivati a delle vere e proprie guarigioni e per altri a sopravvivenze molto, molto lunghe nel tempo. Però resta il fatto che l'incidenza continua ad aumentare. In questi rapporti recenti ci viene detto che nel 2010 sono stimati in Italia circa 1.800.000 persone che hanno avuto nella vita una diagnosi di cancro. La sopravvivenza a 5 anni è passata dal 42% nei primi anni 80 al 58% alla fine degli anni 90. Sono sicuramente dati per cui gli oncologi in un certo senso vanno fieri e devono sentirsi tra virgolette orgogliosi, però dimenticare che l'incidenza continua ad aumentare è un qualche cosa che non può lasciare contenti. E probabilmente dovreste aver trovato fra i fogli che erano nelle vostre sedie anche una fotocopia di questo report di Epstein pubblicato nel 2005, è un epidemiologo di Chicago, ci dice nel foglio che avete c'è sia la parte in inglese che la traduzione in italiano, ci dice dopo 3 decenni di promesse fuorvianti questa guerra non la stiamo vincendo ma la stiamo perdendo. La stiamo perdendo perché l'incidenza, soprattutto di tumori come linfomi, tumori pediatrici, quelli della mammella, del testicolo, della tiroide, tutti i tumori giovanili in genere, è cresciuta fino a raggiungere proporzioni epidemiche. E questa vignetta pubblicata su Nature, che è una delle riviste scientifiche più prestigiose nel 2009, quindi tutte cose abbastanza recenti, ci dice, ci fa vedere come la strategia vada cambiata, perché non serve potare i rami di una pianta malefica che continua comunque a crescere. E il fatto più preoccupante di questi dati resta l'aumento dei tumori infantili che continua appunto a crescere come numero, anche se la sopravvivenza è molto migliorata, molti di questi questi bambini guariscono, però ovviamente con un tasso di sofferenza per loro e per le loro famiglie che è difficilmente valutabile. E comunque questo dato è per noi italiani ancora più preoccupante, perché se l'aumento negli Stati Uniti è dello 0,6% l'anno e in Europa dell'1,1% l'anno, in Italia del 2% l'anno, che vuol dire il 20% in 10 anni e nel primo anno di vita addirittura del 3,2%, per cui è un dato che sicuramente lascia veramente con la mano in bocca. È stata dedicata attenzione a queste microparticelle di acidi nucleici, che sono i microRNA, i quali sono nettamente, fortemente influenzati dall'ambiente e anche dall'ambiente esterno. Influenzano l'ambiente delle nostre cellule all'interno, ma sono a loro volta influenzati dall'ambiente esterno. Per ambiente esterno intendo l'aria che respiriamo, l'acqua che beviamo, il cibo che mangiamo. Tutto questo fa parte di un ambiente esterno. Quindi tutto quello che noi introduciamo nel nostro organismo poi ce lo ritroviamo comunque a livello anche di piccolissime particelle. E mentre un po' l'idea della genetica del cancro fino a qualche anno fa dava l'impressione che fosse qualcosa di statico, cioè i geni, alcuni geni si mutano, alcuni geni si alterano e si ha la combinazione del cancro. E sembrava che
che fosse una cosa fatale, quasi un accadimento a cui non si poteva in qualche modo pensare di poter opporre nessun rimedio. Viceversa, questa visione di queste microparticelle che influenzano la funzione dei geni, che li possono sopprimere, li possono esaltare a seconda dei momenti, dei tempi, cambiano la visione, perché sono microparticelle che possono aumentare o diminuire a seconda degli influssi ambientali. Non solo, ma questa visione proietta un qualche riflesso ancora più cupo, perché fa pensare, fa supporre in maniera, con delle prove almeno dal punto di vista preclinico e sugli animali, che ci possa essere una trasmissione transgenerazionale di questa potenzialità, di questo aumento di rischio verso il cancro. Quindi una trasmissione che i padri e le madri portano nei confronti dei figli e forse anche dei nipoti. Addirittura nei topi, negli animali d'esperimento, ci sono alcune dimostrazioni come la trasmissione del rischio nei confronti dell'aumentata appunto produzione di malattia tumorale si possa trasmettere fino a 3-4 generazioni successive. E vedete che queste idee, questi dati sono riportati anche da riviste non solo mediche, quindi diciamo è un'idea che sta purtroppo essere verificata anche dalla stampa comune. E vedete, 4 ottobre 2010, i primi 9 mesi condizionano il resto della tua vita. Questo perché se è vera questa trasmissione transgenerazionale, la cosa è ancora più inquietante. C'è un dato che ci può, diciamo, invece aprire a una maggiore un po' di ottimismo, perché così come l'ambiente può, diciamo, incattivire questa situazione di microRNA che possono creare situazioni più a rischio per il cancro, il miglioramento dell'ambiente, anche questo negli animali d'esperimento, fa regredire rapidamente questa situazione. Quindi gli sforzi per migliorare il nostro ambiente, per migliorare la nostra qualità di vita dal punto di vista non economico ma della salute, sicuramente potrebbe essere premiato. Spesso sentiamo da autorevoli autori dire non c'è nessuna prova scientifica, non c'è nessun dato per asserire che quella situazione di inquinamento provochi un aumento dei tumori. Ecco, ci sembra che, se uno legge tutti i capitoli del volume, dire proprio che non c'è nessuna prova scientifica, non c'è nessun dato, sia abbastanza difficile qualunquista. L'intenzione del progetto è quindi diciamo andare contro questa affermazione assoluta, non c'è nessun dato, stimolare eventualmente la possibilità anche di finanziare ricerche, visto che non c'è nessun dato, perché non si fanno ricerche in genere su questi temi, ricerche intendo ricerche proprio di base sulla cancerogenesi in vivo, eccetera, e soprattutto far rispettare quello che è il principio di precauzione, perché ve l'ho riportato qui, io credo che questo vada proprio conosciuto, sono convinto che anche molti medici non se lo ricordano. Dice: quando un'attività crea possibilità di far male alla salute o all'ambiente,
misure precauzionali dovrebbero essere prese anche se alcune relazioni di causa-effetto non sono stabilite con certezza dalla scienza. Quindi nel volume, in molti casi, si parla di rischi potenziali, si parla di forti sospetti su certe situazioni. E se ci sono forti sospetti, il principio di precauzione si può applicare. Finisco, questa è l'ultima diapositiva, scritto di Lorenzo Tomatis, di cui forse parlerà anche un po' Patrizia, lo accenderà anche lui. Lorenzo Tomatis è stato il più grande epidemiologo italiano, che è scomparso purtroppo 3 anni, 4 anni fa, e che venne qui a Forlì, nella sala di dietro del Consiglio Comunale, e lì disse: se continuiamo in questa maniera, le nuove generazioni non ce lo potranno perdonare. Lui, riferendosi al principio di precauzione, ha aggiunto il principio di responsabilità. Era scritto: adottare questi due principi significa anche accettare il dovere di informare, che è un po' quello che diceva Giancarlo Aurizio prima, quando parlava delle radiazioni. Quindi è un dovere quello di informare che ci sono dei rischi, non bisogna negare i rischi, e impedire l'occultamento di informazioni possibili dei rischi, anche quando la nave affonda, è delinquenziale oltre che del corpo. Quindi questi sono i concetti: se ci sono dei rischi vanno detti, la gente deve saperlo e prendere ovviamente le proprie precauzioni.